Ciao, sono Carlo e nei miei video ti parlo del mondo del basso elettrico. Mi è stato chiesto di dare qualche spunto per un'eventuale improvvisazione su questo pezzo di Amy Winehouse che si intitola Take the Box. Allora, in questo video andiamo a vederlo. Adesso ti suono qualcosa e poi te lo spiego. Spunto numero uno che ti do è questo: ragiona sulle scale pentatoniche. Allora, abbiamo preso, estrapolato i due accordi do diesis minore e sol diesis minore della canzone. Secondo me è il punto in cui ci può star bene un'improvvisazione di basso. Lo spunto numero uno è: studiati le scale pentatoniche di do diesis minore e sol diesis minore e suonale ragionando su una e sull'altra. Quindi prendile magari in una porzione più acuta. Quindi qua abbiamo ad esempio il do diesis minore, o qua. Il sol diesis minore possiamo prenderlo qua, oppure eventualmente anche qua. Quindi prima cosa valli a studiare e utilizzali in questo modo. Sono due pentatoniche che hanno moltissime note in comune, sono molto simili. Vai a individuare se ci sono delle note proprio di cambiamento, quindi che sono in una ma non nell'altro. Io ho individuato ad esempio il re diesis. In sol diesis minore c'è il re diesis, mentre invece in do diesis pentatonico abbiamo il do diesis, abbiamo il mi, ma non abbiamo il re diesis. Quindi quando c'è il do diesis, improvvisa con la pentatonica di do diesis minore, appunto, e finisci su una nota vicino al re diesis e poi cadi sul re diesis quando cambia l'accordo. Questo farà sì che all'orecchio piace molto questa cosa. Te la faccio sentire. Senti che l'orecchio l'accetta molto bene perché sente proprio il passaggio da una pentatonica all'altra. Spunto numero 2, quindi scusami, ancora dello spunto numero 1, studia le scale pentatoniche in tutte le posizioni e devi averle bene sotto le dita. Spunto numero 2, andiamo invece a individuare una scala che possa appartenere sia a un accordo che all'altro. Ad esempio io do diesis minore e sol diesis minore penso che possano andare bene su una scala di si maggiore, in quanto nell'armonizzazione della scala di si maggiore sul secondo grado abbiamo un do diesis minore, sul sesto grado abbiamo un sol diesis minore. Quindi io ho la scala di si maggiore che può andare bene nell'improvvisazione sia sull'accordo di do diesis minore che sol diesis minore. Quindi suono utilizzando un'unica scala senza pensare al singolo accordo. Questo andrà a generare molta più tensione rispetto a prima, perché ci sono delle note che non stanno dentro a un accordo o all'altro. Però non è che sono sbagliate, vanno a generare tensione, quindi siamo noi poi un po' ad orecchio, un po' cercando di cadere su delle note dell'accordo a smorzare questa tensione con la risoluzione, che è la cosa che si fa nella musica. Adesso ti faccio sentire un pezzettino in cui suoniamo soltanto si maggiore, sempre su questi due accordi. Yeah.
come hai sentito, c'è molta più tensione. L'orecchio però lavora di più, poi andando a cercare di cadere ogni tanto su delle note che stanno più bene con l'accordo che c'è sotto. Quindi nello spunto numero 2 ti consiglio di studiare tutte le scale maggiori e quindi poi applicarle, cercare di applicarle su più accordi. Spunto numero 3, vai a unire queste due cose. Quindi tu di base stai su la pentatonica di do diesis minore, pentatonica e sol diesis minore, e ogni tanto vai a mettere degli spunti all'interno della scala di si maggiore. Questo andrà a creare una tensione che poi, quando cadi sulla pentatonica dell'accordo che stai suonando, andrà a risolverla. Quindi è praticamente quello che ti ho suonato all'inizio nella prefazione. Suoniamone ancora un pezzo insieme, così con quest'ottica cerca di individuare quali sono i punti in cui penso pentatonico e i punti in cui mi lascio andare e invece penso alla scala maggiore. Di esserti stato utile con questo video. Quindi, ricapitolando, studia le scale pentatoniche, studia le scale maggiori, mischiale e soprattutto cerca di divertirti e creare qualcosa di tuo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao, a presto.